Buonasera amici e amiche di la CTV, tablet cellulari si stanno trasformando da uso in abuso. Degli effetti nocivi se ne parla oramai da tempo. Oggi abbiamo deciso di parlarne alla C Salute perché dal 23 al 29 ottobre ricorre la settimana del benessere psicologico in Calabria dove verrà affrontato anche questo tema. Ne parleremo con il presidente regionale dell'Ordine dei Psicologi Francesco Campolo. Buonasera. Buonasera allora, la settimana del benessere psicologico in Calabria. Prima cerchiamo di capire di cosa si tratta, cosa farete. Um, anche per capire meglio come questa iniziativa nasce, intanto non nasce come un fatto estemporaneo, ma è frutto anche di un processo di crescita che ha accompagnato questa consigliatura eh, e anche quella precedente. Eh, già tre anni fa, anche sulla scorta delle esperienze esperite nelle, nelle altre regioni, eh, Crotone è stata una sorta di apripista. Eh, hanno fatto in modo sperimentale una splendida esperienza sulla settimana del benessere con un grande consenso e una grande partecipazione. E sulla scorta di questa esperienza, noi già l'anno scorso, mh, anche se in scala, abbiamo replicato però durante l'unica giornata <coughs> che si attaccava alla, mh, giornata della, alla, alla giornata mondiale della salute mentale. E già l'anno scorso, sulla scorta di questa esperienza crotonese del suo Interland, Abbiamo fatto una serie di ehm, esperienze di tipo convegnistico, anche con esperienze di tipo innovativo. Ehm, ci siamo interessati in, al, in, alcune, in, alcune, in alcune città eh, della sostenibilità. Sulla sostenibilità è in un convegno molto contaminato, fatto di saperi completamente diversi, quindi con architetti, con ingegneri, con sociologi della sostenibilità. E con un sottotitolo in un convegno che abbiamo fatto sul Reggio Calabria abbastanza apprezzato anche perché era un elemento di, di novità questa contaminazione anche perché eravamo già contaminati con la psicologia sociale sulla sostenibilità però in quel momento c'era questa bella reciprocità. E abbiamo fatto um, un convegno sulla sostenibilità e alla ricerca del luogo dell'anima. Ora questa esperienza verrà vissuta in cinque esatto. province chiesa. Adesso, dopo uno sforzo titanico fatto da questo consiglio che ha occupato, io devo solo ringraziare l'intero Consiglio per la grande disponibilità, una metter su questo Ambaranan molto complesso, non è una cosa molto semplice, eh, tutta l'estate ci ha visti impegnati su questo fronte. La settimana del benessere è anche sulla rivisitazione dell'UNESCO, su questo concetto nuovo, innovativo, non più la ricerca del... Obiettivo, la ricerca Tutti del, potranno partecipare, Sicuramente. ci saranno a disposizione... Ma l'elemento di novità è mh, perseguire l'obiettivo del benessere anche in assenza di malattia, eh, quindi significa la prevenzione. Una serie di laboratori, di convegni, studi aperti, 150 colleghi, adis, colleghi disponibili a interagire con, con la comunità e cercando di lavorare attraverso anche counseling e incontri con la comunità esterna sulle emozioni, sull'affettività, quindi sui processi educativi che portano ad un'emozione emozione quindi più forte. Quindi ci matura, sarà un'equipe più... medica a disposizione, insomma. L Equipe anche è fatta nella... da psicologi. Da, da psicologi. Con gli studi aperti e poi per arrivare a temi eh, che rappresentano diciamo, l'aspetto più caldo, più pregnante del momento quali per esempio le nuove dipendenze. Le nuove dipendenze, e Su questo noi, anche... con una piccola chicca noi, faremo un convegno sulle nuove dipendenze del terzo millennio a Reggio Calabria i primi di novembre. I primi di novembre. Sì. E già sapete dove si terrà, in quali luoghi si terrà la settimana del benessere, quindi abbiamo detto cinque province Sette, calabresi. Cinque province. Dove? Precisamente in quali piazze? Intanto le macro aree urbane, mm. quindi Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro. E questo è chiaro, sì, sì. in quali tipo piazze? Questo non glielo non so dire in questo ah. momento, però eh, già noi stiamo promuovendo anche, mh, anche questo tipo di informazione attraverso sia il sito che la cartellonistica sia sulla nostra allora, pagina di Ricordiamo il sito, ricordiamo il sito. Sì. Il sito è eh, Ordine Psicologica basta andare a cercare Ordine Psicologica Labria, e il sito ha tutte queste informazioni. Ma anche la stessa pagina Facebook, cliccando su Psicologica Calabria, cioè su Ordine Psicologica Labria, si, eh, si può fruire di, questo, di una, un articolato informativo molto più, molto più corposo. Un tema che affronterete, lei lo diceva, è quello delle dipendenze. Anche le dipendenze. E, e tablet e telefonini sicuramente certo. vi rientreranno. Allora partiamo da questo servizio. può più fare a meno, cellulare e tablet sono una presenza costante nella vita di grandi e piccini. A casa, a scuola, al lavoro, non c'è un momento della giornata in cui non siano utilizzati, anche solo per qualche istante. E quando gli impegni sono proprio inderogabili, ci basta sapere di averli vicino. In tasca o in borsa, poco importa, basta che stiano sempre al nostro fianco. Alla loro presenza ci si abitua sin da infanti, per cui è difficile farne a meno. Ai primi selfie veniamo catapultati pochi istanti dopo la nascita o addirittura nei momenti più concitanti del travaglio. Cresciamo con il telefonino in mano. Mamma e papà sono pronti a consegnarcelo quando il pianto e il capriccio vorrebbero avere la meglio. Tablet e cellulari sono diventati il passatempo tecnologico preferito dai più piccoli è un dolce rimedio per i genitori che dovrebbero altrimenti inventarsi dell'altro per calmare il proprio pagolo. E così, all'età di 6 anni, siamo già imbattibili su tablet e cellulare di mamma e papà. A 11-12 anni siamo pronti e orgogliosi di ricevere il telefonino, rigorosamente di ultima generazione, come premio per la promozione o regalo del compleanno. Una ricompensa che non può mancare. Mamma, papà, ce l'hanno tutti, imprechiamo. A quel punto il genitore che non l'abbia ancora fatto, sbagliando, dovrà pur chiedersi come aiutare i propri figli a farne un uso consapevole, come accompagnarli affinché questi strumenti diventino una valida fonte di informazione e di scambio culturale, a meno che non vogliano lasciare che entrino nella vita dei nostri bambini, prendendosi spazio, tempo prezioso come se nulla fosse. Di per sé il telefonino o internet non sono da demonizzare, ma non sono giochi da bambini e questo mamma e papà sentano a capire o lo comprendono quando purtroppo è già troppo tardi insomma carinissimo quella scena finale ma insomma non se ne può proprio fare a meno no, questa è un'altra sorta, la chiamo una sorta di nuova, nuova, peste. nuova Quindi, peste nuova peste abbiamo una telefonata dottore sì. pronto buonasera, con chi parlo da dove chiama? Salve, buonasera, sono Simona e chiamo dalla Mezia Terme. Io volevo fare una domanda alla, al professore. Come posso educare e accompagnare il mio figlio nel corretto utilizzo del cellulare? Grazie, innanzitutto mi verrebbe da chiedere quanti anni ha suo figlio. Ecco. Quanti sì. anni ha suo figlio Simona? Mio figlio ha 12 anni. Sì. Um, io credo che uh, rischiamo di un pochettino. In una chiacchierata informale che abbiamo fatto con la giornalista di trattare alcuni argomenti guardando un pochettino così, in modo molto comodo purtroppo, perché è così che vanno le cose. L'alberello ci perdiamo un po' il bosco. Eh, il, aiutare a interagire, per esempio, con il proprio figlio nell'utilizzo di, di questi strumenti, deve essere una sorta di continuità con altre interazioni. Non è che all'improvviso posso scoprire la interazione con mio figlio per, invi per invitarlo, con un po' di buonsenso all'utilizzo eh, funzionale di questi strumenti. Ma nasce anche dalle abitudini ad interagire con i propri figli. In grazie a questa abitudine aumenta la mia contrattualità educativa, Sono molto parte dalla, dalla autorevolezza. Un, un ragazzino a 12 anni, in piena fase mh, così trasformazionale di tipo preadolescenziale. È ovvio che già ha una, una sua difficoltà a interagire con Ma i Io genitori. le chiedo: a 12 anni dovrebbero già averlo e presto. Eh, ma lo si può avere anche ai primi, ai primi gemiti. Il problema è com'è che li imprintiamo. L'imprinting um, fa parte di un processo educativo laddove c'è una plasticità alla ricezione. Già dai primi anni di vita noi possiamo seminare il buon senso eh, all'interno dei processi educativi: Come? Attraverso una presenza che deve essere una presenza nel rispetto alle caratteristiche del bambino o del ragazzino, ma eh, eh, non delegando ad altro. Dobbiamo essere partecipi, parte attiva della loro crescita, non ricordarci solo quando eh, si attivano certe ansie per tutta una serie di fenomeni che noi registriamo. Quindi lei dice non è che i telefoni facciano male, a prescindere, però i bambini ah. vanno educati Certamente. al buon utilizzo. Certamente non bisogna negare che questo, lo chiamo strumentario rivoluzionario, ha consentito, per esempio, eh, ha rimpicciolito ulteriormente la, questa ragnatela comunicativa relazionale del mondo. No? Siamo sempre più vicini, c'è sempre una maggiore prossimità, però il rischio è che questa prossimità si trasformi in una sorta di surrogato, di falsa relazione o di falsa interazione. Tant'è che nell'abuso eh, del, eh, del, dello strumentario, quindi del tablet, dell'iPhone dell o di altro, noi non facciamo altro che... Sentirci rassicurati rispetto alla nostra gracilità emozionale e affettiva. Perché lo strumentario è fatto apposto per gratificarci. Ma il fatto che sincero è, vicini... è un rapporto freddo, non, non senza interazione. Non conosci, l'emozione vissuta in presa diretta attraverso il vis-à-vis -vis con gli altri. Quindi è sempre un surrogato. Ma il fatto che sin da vicini, come sentivamo nel servizio, lo abbiano in mano, sì. eh, va bene. Può diventare uno strumento didattico, per esempio, no? Uh, arricchente, capisco la sua espressione molto ansiosa. Lei è una mamma sicuramente. Mm -hmm. ecco, sì, sono una mamma. La mia provocazione Il, uh, è che no, noi dovremmo. ansiosa, dovremo... cerco di capire. È no, no, un'ansia costruttiva ed è apprezzabile, vuol dire che riusciamo a, a crearci un problema e non a trattare in modo banale o sfiorando i problemi. Se noi li sfioriamo oppure pensiamo che sia un fatto passeggero, un fatto estemporaneo, forse non ci rendiamo conto che questa, le nuove dipendenze del terzo millennio sono la nuova peste delle dipendenze. E la, la dipendenza dall'utilizzo di questi strumenti ha le stesse caratteristiche della dipendenza dall'assunzione di sostanze, tanto mm. per essere chiari. Il fatto che ci si senta perduti senza, a proposito proprio di dipendenza. Essere, è perduti, grave. essere perduti significa intanto una crisi proprio di astinenza, come per le altre sostanze. Eh, in genere chi si avvicina eh, con queste modalità patologiche è il soggetto, sia adulto che eh, minore, con una sua gracilità, per cui trova lì una serie di fatti ricompensatori e, e quindi è, è lo strumento che ti gratifica, ma non è una gratificazione che ti fa crescere. In realtà ti rende schiavo? Eh, certo, è una pseudogratificazione. Non cresci attraverso, anzi poi alla fine ti chiudi in una sorta di isolamento autistico. Mm. Quindi, che ti porta fuori dal mondo. Certo. Abbiamo una chiamata, buonasera con chi parlo, da dove chiama? Eh, buonasera, sono Anna Rita, telefono da gizzeria, volevo fare questa domanda. Io ho due figlie, eh, due gemelle che frequentano la prima media, eh, io non, vo non vorrei ancora comprare il cellulare, però loro me lo chiedono perché eh, i, i compagni ce l'hanno, ma anche perché i professori inviano i compiti eh, su Whatsapp, ci sono dei gruppi delle famiglie sempre relative alla scuola che mandano messaggi su whatsapp quindi secondo le mie bambine sarebbe importante averlo come posso diciamo contropormi a questo oppure eh, se ci, mi consiglia di comprarglielo ecco grazie grazie, grazie. Prego. Il, grazie. il rischio è eh, una sorta di stigmatizzazione eh, le sue ragazzine, le sue gemelle Rischieranno di eh, percepirsi com come diversi rispetto al gruppo, eh, magari verranno anche isolate. Ogni dieci soggetti, nove hanno lo strumento. Quel decimo soggetto, com'è che si sente rispetto al gruppo? Rischia una sorta di emarginazione. Dico sempre che l'utilizzo deve essere il frutto di una corresponsabilità, la reciprocità e il protagonismo. Protagonista, intanto, è lei genitrice. La reciprocità avviene se lei è autorevole. In Quindi, ogni caso mh, è un accompagnamento all'utilizzo di tutto questo abbastanza... Ecco il famoso buonsenso. Cioè lei crede nell'utilizzo virtu virtuoso degli apparecchi elettronici? Certamente. In sostanza. Mm, non Mi ci fare fosse, di capire. Non li avessero inventati sicuramente tante cose straordinarie, questa forma di comunicazione. Il problema è che questa, questo delirio nell'utilizzo crea una marea enorme di webbeti come qualcuno li ha definiti, sì. non un utilizzo cosciente, ma una sorta di partecipazione democratica, pseudodemocratica in cui siamo tutti tuttologi. Abbiamo dei dati da fornire sul tempo trascorso eh. sui social media da parte dei calabresi? Io riferisco a una, una ricerca di un paio di anni fa, ma non ci discostiamo molto, è una ricerca italica, e anche una ricerca europea. Beh, noi trascorriamo adulti o meno, trascorriamo qualcosa come 8-9 ore al giorno davanti ad uno schermo, mm. con tutte le conseguenze che possono venire fuori. 8-9 ore significa che tu comprimi la bellezza del tempo, il tempo sfugge. E tu, ci sono i momenti epicritici, per esempio, sia nell'adulto che nel, nel ragazzo, nel ragazzino, comunque uno in fase evolutiva, e sono la bellezza della scoperta. In, in, in diretta, no, sia dal punto di vista affettivo, della socialità, eh, questo guardare gli altri in rapporto a se, stesso, a se stessi nella crescita. Ma se io delego, delego la comunicazione ad uno strumento, beh, bisogna cominciare a fare. Con il quale non puoi interagire, non puoi scoprire nulla. Rubare 8-9 ore al giorno, al tempo. Precludendoci, rapporti sociali, rapporti emozionali, guardare la reazione di un viso, dell'amichetta, della fidanzatina, del tuo compagno e alla fine è un qualcosa che tu paghi perché hai sottratto delle opportunità a una delle cose più straordinarie della nostra esistenza, che è la componente emotivo affettiva Allora, le superstizioni via smartphone, la cosiddetta anche catena di Sant'Antonio, mm. no? io lo leggevo su un articolo che dovremmo vedere intanto in sovraimpressione. Noi, figlio ha 11 anni e le superstizioni via smartphone. Cioè questa bambina che va a dormire spaventata perché crede di non alzarsi al mattino seguente, in quanto le viene chiesto se non diffoderai questo messaggio ad altre 10 persone, eh, morirai. Guardi, eh, se gli adulti sono creduloni e vanno cioè... dal, dal taroccologo o dal, dal mago, perché c'è una bella, sì. cioè, voglio dire, questa platea di soggetti che in un momento della loro estrema gracilità, eh, non sapendo dare risposte di tipo razionale a quello che capita loro, si rivolgono a, a questi, io non, eh, mi rifiuto di chiamarli se non sì. eh, mascalzoni. Che approfittano della gracilità, della problematicità dei soggetti. Cioè, io non avrei mai immaginato che le catene potessero ancora avere molto ecco, riscontro e successo. Immaginiamo un bambino, un ragazzino, che ancora non ha una sua completa connotazione cognitiva, per esempio, e c'è un processo nella sua formazione ancora non determinato. Uh, non so fase preadolescenziale, ma anche prima è adolescenziale, dove si entra con queste cose non in punta di piedi, ma si entra... No, sono delle ferocissime minacce, perché uh, a no, volte sono proprio fatto... minacce tipo di morte, se non diffondi questo di messaggio di, ad altre 10 di persone... È di una grande, di grande suggestione, perché il profilo emozionale è quello, ancora non è maturo, ma se riusciamo ad aprire varchi su un soggetto adulto, riusciamo ad immaginare cosa facciamo in un soggetto in fase di crescita? Mm. Purtroppo. E quindi, nei confronti insomma, dei bambini, bisogna stare molto attenti. Molto attenti. Molto attenti. Per questo dico lo, lo strumento deve rientrare all'interno del buon senso pedagogico. Bisogna essere molto vigili, specialmente in questo momento della loro crescita. Ma non è detto che dopo questa crescita non, ci, non, non, non sussistano ulteriori pericoli. Certo. Perché ormai c'è questa. Eh, star, stare comodamente dietro uno schermo eh, ti rassicura rispetto a tanta insicurezza poi ti crea difficoltà ad affrontare la vita. Ma guardi insomma, dottoressa, no? le macchine stesse che noi utilizziamo hanno una loro perfidia, sono fatte per rinforzare i nostri comportamenti. Eh certo perché più le utilizziamo, poi Ma meglio più, è per più, più loro. Più acquistiamo, più loro si adattano alle nostre debolezze. Eh certo, certo. Abbiamo una chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo da dove chiama? Pronto? Buonasera, sono Luana. Pronto, mi sente? Sì, la sento, prego. Salve, sono Luana e chiamo da Corigliano. Io sono la mamma di una bimba di 13 anni. E, insomma, siamo proprio nel momento giusto perché lei è vittima di cyberbullismo da almeno un, un anno. E quindi volevo un po' chiedere al dottor Campolo come dovrei comportarmi. Sì. Certamente non ho anche per la mia esperienza eh, che. magari mi viene... chiedere pure è stata soggetta però a cosa... posso. Eh, posso dare una serie di risposte legate al, anche qui al buonsenso. Il buonsenso non è un modo di dire oppure una banalità, è un profilo di equilibrio che si riferisce all'equilibrio. Ma poi a è causa motivo... dei social, scusi se la interrompo, aumenta questo fenomeno, non certo. concorda? Però c'è un fatto: eh, chi fa cyberbullismo è il bullo che amplifica ulteriormente la sua, questa sua violenza gratuita nei confronti dei più deboli oppure dei più sensibili, eh. e quindi ha uno strumento in più. Difficilmente mh, chi fa il cyberbullista non è un bullo. Mm. E allora io le do un consiglio, che è un consiglio sia eh, il consiglio del professionista ma anche del genitore. Eh, abbia fiducia eh, nelle istituzioni. Eh, se c'è uno sportello d'ascolto nella scuola, si affida allo sportello d'ascolto, perché mh, loro sicuramente suggeriranno tutta una serie di strategie. A, chi, a che si possa uscire da un incubo del genere. Eh, il dramma di una, una ragazzina o di un ragazzino se re, resta incistato al suo interno può diventare devastante. La denuncia è fondamentale. Sicuramente, ma anche il supporto dei servizi, perché è lì che vengono suggerite, per esempio, tutta una serie di strategie che si legano alle capacità efficienziali del minore per poter affrontare questi momenti. Eh, alcuni, alcuni, alcune eh, drammatiche esperienze. Dovrebbero suggerirci, eh, rispetto ai cambiamenti umorali dei nostri figli, di indagare sempre in punto di grazia, cioè con molta tranquillità, senza essere molto invadenti, ma con quell'interesse che è un interesse fatto di grande amorevolezza. Perché loro. Eh, Spesso i bambini lo nascondono, anche con eh, nascondono perché si vergognano. Lo vivono anche con vergogna, cioè questa incapacità di resistere al bullo, o alla bulla. E mica l'altro sesso scherza e poi questo comporta la crescita di insicurezza specialmente ad una certa età c'è una sorta di cattiveria gratuita tu sei visibile, percepito ehm, grazie alle tue malefatte a questa, questa incapacità di cogliere eh, la sua. nella serie più sei cattivo più sei social brava, è curriculum fa curriculum, no? è una provocazione nuovi curriculum nuovi curriculum. Insomma. Allora, Su diverse testate, eh, che adesso vedremo in sovraimpressione, però io ne ho scelta una, no? si parla spesso dell'educazione dell danese per crescere i bambini. No? La Danimarca viene considerata un po' il paese più felice al mondo, eh, a cui questa, a questa felicità e a questo tipo di educazione eh, molti genitori appunto tendono. Lei è d'accordo. Siamo sicuri che questi paesi <ride> siano la culla della felicità. Andiamo Anche a vedere. Perché io, io faccio degli esempi invito la regia a mandare sì. intanto in sovraimpressione la testata. Eh, però prima rispondiamo alla telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Da dove chiama? Buonasera, sono Greta e Tauro e sono la mamma di un ragazzo di 15 anni. Vorrei chiedere al dottore Campolo che cosa rappresentano secondo lui i selfie per i ragazzi? Perché mio figlio ha una vera e propria mania, eh, tanto proprio da rischiare a volte di incorrere in pericoli per la propria incolumità fisica. Grazie, grazie. E noi lo vedevamo anche nel nostro servizio, nel nostro filmato. No? Io faccio l'esempio: sposto il selfie per la ragazzina mh, per far capire mh, cosa rappresenta il selfie. Per le ragazzine, per il sesso femminile, oggi qual è il valore prevalente? L'aspetto estetico. Beh, difficilmente vedo la ragazzina, ma anche adulte. Eh, non pronte, difficilmente c'è il selfie spontaneo dove sei piacevolmente abbrutita dalla fatica, eccetera. Se lo fanno quando sono in tiro le adulte. Eh, ma non solo le adulte, anche molti addetti ai lavori hanno questa sorta di visibilità. Eh, ci sicuramente non diamo un buon esempio. Mm, ecco io. Allora, la ma poi mi chiedo, chi magari non è particolarmente bello, carino, questo poi genera no? certo, delle insicurezze. Certo, ma può anche essere eh, oggetto di attenzione, eh, il famoso, la famosa cattiveria gratuita. no? Eh, e quello non bello purtroppo non rappresenta l'anello debole di una, di una tribù. E quindi può essere anche. Però il fatto anche di farsi il selfie no? è un modo per essere continuamente appagati. Beh, si cerca sentirsi si conferma appagati. con il famoso like. Eh. Ma il like non ha sostanza, è un mero fatto meccanico. Difficilmente lo si nega a qualcuno. Si vive di like Adulti, Cioè, si, meno, si può davvero meno, trasmettere siamo, qualcosa no, alla società loro, di oggi così. Ma gestiscono l'ansia attraverso i like. Non c'è il mi piace attraverso il famoso rapporto diretto, ma attraverso un rapporto mediato, il like è diabolico. C'è gente dipendente dal like, spreca ore trascurando le relazioni all'interno della famiglia, mangia poco, non dorme, lì c'è una vera e propria dipendenza, una crisi di astinenza del cervello. Perché ai deve like. vedere quanti like ha raggiunto. Certo, ma il like significa che tu hai un'adeguata visibilità sociale. Ritornando velocemente sull'educazione danese per crescere sì. i bambini, no? a cui spesso si fa riferimento, guardando tipo anche il giornale, invito la regia a far scorrere il giornale. E, quali sono diciamo, le, le prospettive no, offerte da questa educazione danese? Fateli giocare da, sole, da soli, e, e, raccontateli di quando eravate piccoli voi, insegnate l'empatia, no agli ultimatum, io ne leggo alcuni. Sono cose che facciamo anche noi o sbaglio? Beh, sembrano, sembrano eh, spesso i consigli migliori sono quelli più banali. Il problema è quanti di questi vengono applicati, quanto di questi ci vedono soggetti che praticano, ecco la buona prassi educativa, pochissimi. Poi sui paesi anglosassoni, non tanto la Danimarca, quelli poco poco più su, io ho qualche piccola perplessità. Andiamo a vedere l'incidenza di depressione e suicidi. Suicidio purtroppo. Dalla culla alla morte. Bene, è un grande welfare però quanta, che quota percentuale di infelici? Io preferisco una società un pochettino disordinata, ma eh, a dimensione d'uomo, la preferisco. A proposito di, eh, qui rischio il linciaggio, a proposito di processi educativi, beh, l'assenza della figura maschile nella storia educativa di un soggetto. Io, eh, il sesso femminile eh, nei processi educativi eh, per me è strategico, però è squilibriato in sé in termini numerici. Per cui Quindi lei dice che la figura materna è predominante? È predominante, per cui non c'è un equilibrio. E la maglia è la più grande antropologa italiana morta l'anno scorso, una molto scomoda, l'ha affermato in tutte le sue pubblicazioni che hanno un valore quindi scientifico. Quindi ci vuole complementarietà. Via, ma sicuramente ci vuole figure. Intanto perché la donna istintivamente ha sempre questo atteggiamento ipercomprensivo, un lasciarsi andare motivo affettivo perché si scatena l'istinto materno. Il, ma il maschio deve rappresentare la complessità sociale, la difficoltà, quindi devi conquistarti le cose e lui è il supervisore. La donna e i compiti non sono distribuiti nei processi educativi l'80% credo sia fatto da bisogna trovare giusto, il giusto equilibrio in una trovo. coppia anche Quindi qui è una questione di buon senso di buon senso, insomma essere genitori eh. non è facile grazie dottore, noi siamo in chiusura grazie a voi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione auguri per la settimana del benessere che si terrà a partire dal 23 ottobre fino al 29 lo ricordiamo in cinque province calabresi settimana del benessere psicologico in Calabria noi ci vediamo venerdì con la C-Salute